Io ho sentito di rilasciare questa testimonianza perché per me è fondamentale chiedere scusa, chiedere perdono a tutta la comunità professionale. Voglio che si sappia che io ho agito in buona fede, non avevo capito nulla. Nulla. Io sono stata una delle prime ad usare Empathy. Mi sono trovata benissimo. All'inizio sì, ho avuto qualche difficoltà, però poi una volta capito quali tasti premere, ho predisposto la richiesta, ho spinto un bottone e quindi è andata. Buongiorno, prego, digiti il codice fiscale. Attendere, prego. Io sono Empathy. Sì, cioè io adesso facciamo l'intervista perché io avevo capito che questa era una pre-intervista, cioè che ci saremmo visti, non di nuovo così. No, 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 ormai si può fare anche così, da Sì, lontano. tutto si può fare così, si può fare tutto. La faccenda della pandemia, il coronavirus 2020-2021, partono i contagi, la gente non può uscire di casa. Poi, insomma, si sono trovate delle strategie ed è arrivato il meraviglioso smart working. Che di per sé lo smart working non è che poi sia un male, è un'ottima strategia, ci ha permesso di mantenere i contatti con le persone in un periodo difficilissimo. Però non ci saremmo mai immaginati che saremmo arrivati a questi livelli. L'intelligenza artificiale già si stava sviluppando in modo vertiginoso e anche pericoloso. E in quel periodo è nata questa idea dell'assistente sociale virtuale. Empathy. Là c'era il dormitorio, adesso è una sorta di magazzino, non ho ben capito quello di cui credo siano prodotti per l'igiene, non so. Una persona, francamente, le dico subito, a me non è mai piaciuta. Non è mai piaciuta perché quando entrava nei luoghi comuni del dormitorio, lui praticamente era solito mettere questo fazzoletto bianco davanti al volto per non sentire gli odori, no, che emanavano le persone che frequentavano il dormitorio. Ricordo esattamente quando l'ingegner Denaro uscì dalla stanza del mio capo sbattendo la porta e trovai poco prima c'erano state una brutta discussione, infatti dalla stanza si sentivano delle grida e lui uscì sbattendo la porta e se ne andò via. E il mio capo mi raccontò della proposta che il dottor Denaro aveva fatto. Gli aveva fatto, ha proposto di sostituire il lavoro che noi stavamo facendo, quindi l'accoglienza, le persone, no, i nostri colloqui fatti nelle nostre stanze, per carità, piccole però, quello era e comunque quello era che potevamo offrire, con un macchinario. Lui proprio non tollerava questo fatto, non capiva come facevamo a fare dei colloqui in quelle piccole stanze, con quegli odori, con quelle persone. Lui non lo capiva e allora diceva, anzi pensava che noi potevamo prendere di buon grado quella sua proposta. Fu proprio in seguito a quella reazione che ha avuto il mio capo, che lui probabilmente ebbe la spinta per creare e costruire quello che ha costruito. Probabilmente fu proprio lì.
Il codice fiscale digitato non è corretto. Ridigitare, prego. Sì, lo conosco. Sono tutte quelle macchinette che hanno messo in ogni angolo della città. Codice fiscale inesistente. So che ci vanno tutte le persone che hanno bisogno, che hanno dei problemi e che anziché andare dall'assistente sociale si rivolgono a queste macchinette e gli risolve tutti i problemi. Prima una perdita di tempo, i giri da un ufficio all'altro, tra l'ASL e il comune e poi attendere le visite domiciliari degli assistenti sociali. Prego, digiti il codice fiscale. Prego, guardare nello schermo. C'è andata pure la mia colf. Prima doveva andare dagli assistenti sociali per un problema con i figli che aveva avuto e ogni volta doveva prendere appuntamenti, la chiamavano in continuazione, doveva fare file a sportelli per fare documentazioni. E questa invece mi racconta adesso che gli ha risolto tutti i problemi. È veramente un ottimo servizio. Il codice fiscale digitato non è corretto. Prego, digiti il codice fiscale. Digiti il codice fiscale. È un ottimo servizio anche perché è aperto H24, un po' come i supermercati. E quindi, devo essere sincera, ho evitato tutte quelle intrusioni in casa mia, sai, con quelle visite domiciliari, dover tenere sempre tutto pronto, tutto in ordine. Dal suo codice fiscale deduco che lei è Roberta Contrucchio, residente in via Aldo Moro, Perugia. A suo carico risultano 2 minori. I minori sono stati riconosciuti da genitore 1, genitore 2, ignoto. Confermare l'analisi del nucleo familiare. Sì, sì. Ho capito. Nucleo buono, genitoriale. Era tipo car sharing. Tu su un'app, tanto per cambiare, potevi guardare qual era la cabina più vicina e rivolgerti alla tua empathy personalizzata. Personalizzata, ben niente, perché comunque erano delle cabine cubicoli e tu entravi in sto cubicolo con un setting sempre uguale. Esprimere il bisogno sociale. Sono da me, ho 2 bambini, sono sola, sono in maternità fino a giugno, quindi ho difficoltà, chiaramente. Non ho capito. Analisi del bisogno sociale, impossibile. Esprimere il bisogno sociale. Guardare nello schermo. C'era questa intelligenza artificiale che ti faceva la scansione del volto, ti continuava a dire di guardare in camera, perché attraverso la scansione del volto, dell'iride, dell'analisi della pelle, dell'etnia, un altro po' l'ombroso, no? Cioè anche la dimensione del cranio, ti andava a misurare, capiva un po' come stavi, no? Riusciva a fare secondo loro quella che era una prima analisi sociale. Ma io ho bisogno di lei, non so dirle nello specifico, cioè... Per definire la categoria di bisogno sociale, consultare la leggenda a video. Per definire la categoria di bisogno sociale, consultare la leggenda a video. Ok. Assegno economico inserimento in richiesta nido, ok. Attendere per l'elaborazione del progetto sociale. Pure. La sua temperatura corporea si sta alzando. Stiamo parlando con Empathy. Il codice fiscale digitato non è corretto. Io sono Empathy. Ha totalmente soppiantato il sistema dei servizi sociali e ha totalmente sostituito noi assistenti sociali. E noi ci siamo fatti sostituire perché alcuni di noi hanno collaborato a questa schifezza. Iniziai a ricevere
tantissime telefonate da parte di colleghi che erano stati licenziati e mi accusavano di essere la responsabile di questo, perché avevo aderito al progetto e al programma di questo delinquente senza scrupoli. Molti colleghi erano anche dell'idea che fosse una buona soluzione. I dirigenti poi erano entusiasti perché permetteva di risparmiare un sacco di soldi. Un assistente sociale virtuale non commette errori, questa era un po' l'escusatio. Ma io avevo agito in buona fede, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Poi la goccia che fece traboccare il vaso, che mi fece stare veramente male, 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 fu quando con decreto furono chiusi definitivamente i servizi sociali e fu eliminata l'assistente sociale in carne ed ossa, perché era stata completamente sostituita da Empathy. In quel periodo il caso Empathy era su tutti i giornali perché alcuni hackers avevano manomesso il programma e quindi chiesi al direttore di affidarmi quel caso. E tutti i suoi abitacoli che erano in giro per la città erano stati vandalizzati, occupati da gruppi vandalici che si occupavano di distribuire pasti caldi, coperte la sera ai barboni. Allora decisi di vestirmi da pancabestia, mi presentai così in uno di quegli abitacoli lì. E poi dissi loro che ero incinta, che vivevo da sola con i miei 4 cani per strada. Si avvicinò una ragazza, mi diede un biglietto e su questo biglietto c'era un indirizzo e un numero di telefono. E mi ritrovai davanti a un bar, entrai, ero un po' scettica, vidi questo omone dietro al bancone che mi guardò, io gli diedi subito il biglietto, lui capì e mi disse di seguirlo nel retrobottega. Sì, conoscevo Bruno, abbiamo lavorato insieme prima che chiudessero l'ufficio, prima che fossimo tutti licenziati. Bottega c'era di tutto, nel senso che c'era uno studio, era tutto bello organizzato, c'era una scrivania, scaffali, c'erano faldoni. Il licenziamento è stato un brutto colpo per lui. Poi gli hanno offerto l'opportunità di un posto in un bar e lui lì si è sentito a suo agio, sai, davanti a un caffè, un boccale di birra, la gente racconta la sua storia. E lui lì ha pensato che poteva ancora continuare a lavorare, ancora a fare l'assistente sociale. È da lì che è nata poi la rete clandestina. Ebbi l'impressione di aver scoperto un vecchio servizio, un servizio sociale clandestino. E in quel momento squillò il cellulare. Bruno mi disse di accomodarmi, io mi sedetti e di aspettare un attimo. Quindi lui uscì per rispondere e feci qualche ripresa. Una cartellina in particolare con sopra scritto cartella sociale di Ignazio Villani. Ma Bruno stava ritornando e io dovetti subito nascondere la cartellina sotto il maglione. Finse di sentirmi male e gli dissi che sarei ritornata molto presto. In questa cartella c'era la documentazione degli assistenti sociali di un tempo, quindi relazioni sociali, c'era scritto definizione del bisogno, processo metodologico, insomma parole che si usavano un tempo prima di Empathy. Noi lo sapevamo fare, perciò perché non metterci a disposizione di chi poteva avere dei problemi? Pur rischiando, non ci interessa. Lo facciamo gratis, non veniamo mica pagati. Abbiamo mantenuto la nostra tipologia di lavoro, per noi era importante.
Sì, lo conoscevo, perché lui abitava non solo nel quartiere, ma avevamo lo stesso commercialista all'epoca e quindi ci siamo incontrati diverse volte, proprio personalmente. È arrivata la crisi economica e non solo, e quindi lui piano piano, come tanti, non ha avuto più lavoro, per cui ha cominciato intanto un pochino a bere. Man mano che la situazione economica diventava sempre più difficile, è entrato in crisi anche con la moglie, che lo ha lasciato, non è più riuscito a pagare neanche il mutuo e ha perso la casa. A quel punto è andato a vivere per strada. Gli aveva chiesto aiuto a Empathy in 3 sedute da 30 minuti, ma non era riuscito a risolvere il suo problema. Un insuccesso totale, ma d'altronde lui non aveva bisogno di semplicemente di risolvere il problema, come posso dire, contingenti, i soldi, la casa, certo quello sì, ma soprattutto di essere aiutato come persona, avendo una speranza davanti a sé di futuro, ecco. Ne uscì uno scandalo grande in quel periodo, perché lo Stato non poteva rinunciare ad Empathy, non poteva perdere la sua credibilità. Empathy era il nuovo welfare. Lo sappiamo tutti, Bruno ha fatto una cosa illegale, ma una cosa illegale come forse facciamo un pochino tutti. Bruno, nella sua illegalità, ha voluto semplicemente aiutare una persona ad uscire da una situazione che era diventata veramente impossibile. A un certo punto Bruno si accorge che spesso Ignazio si perdeva e allontanava lo sguardo da Bruno, guardando dietro al bancone. Guardava la foto che era dietro al bancone, che rappresentava dei monti. Ma non gli dice niente subito, lo rimanda a dopo. Dopo piano piano lo aggancia e riesce a portarlo nell'ufficio, dove iniziano a fare proprio un lavoro strutturato. E lì gli chiede: ma che guardava in quella foto? E Ignazio racconta che ha fatto il militare negli Alpini ed è rimasto con quella passione per la montagna. E allora ecco che gli ha fatto la proposta. Ignazio non lo vedo da 2 anni, però c'è una bellissima notizia. Mi ha chiamato proprio l'altro giorno per dirmi che sta in un agriturismo in montagna, che lui adorava la montagna, e sta lavorando. Lo stipendio non era granché, però era compreso vitto e alloggio. Finalmente era riuscito a capire che doveva riprendersi in mano la sua vita. Alla fine cosa è successo? All'inizio tutto bene. Feste, soldi. Poi a un certo punto sono andato oltre. Quindi droga, tanta droga. E alla fine niente, la droga mi ha portato giù e quegli ultimi risparmi l'ho usati per giocare. Ho giocato d'azzardo e ho perso tutto. E non solo. La mia azienda, la mia, ha detto che non ero più in grado di gestire il tutto, di gestire Empathy. E quindi alla fine mi hanno fatto fuori. E adesso? Adesso vado a Empathy. E come si trova?
Ma non è che avete il numero di Bruno? So high, the words that I've cried are not right. I wish I would figure it out. My interior angel is say to good now. The woods are on fire, in my dreams the oceans are now disappear. To go, Father, I'm teaching the world what you know. Remember the child, now the man. Remember these words to the end. You spring your